Il paradiso dantesco si trova al di là dei 9 cieli dell'universo tolemaico, nell'immateriale empireo. I 9 cieli, costituiti di materia, si dispongono concentricamente attorno alla Terra, immobile al centro del cosmo. I primi 7 contengono i pianeti, nell'ordine la Luna, Mercurio, Venere, il Sole, Marte, Giove, Saturno. L'ottavo cielo contiene le stelle fisse. Il nono cielo, il più grande, è il cristallino, o primo mobile, che muovendosi determina la rotazione delle altre sfere celesti secondo il desiderio di Dio. Il decimo cielo è l'empireo, costituito non da materia, ma dalla luce e dall'amore di Dio. Al suo interno i beati sono disposti in seggi circolari su diverse file in ordine gerarchico nella candida rosa. Dante segue l'opinione dei padri della Chiesa, che distinguono il paradiso celeste, vero e proprio regno dei cieli e sede del trono di Dio e dei beati, dal paradiso terrestre, il giardino delle delizie in cui Dio collocò Adamo, ubicato nella Divina Commedia sulla cima del Monte del Purgatorio. Partendo dalle terre emerse, che si trovano nell'emisfero settentrionale, l'Empireo viene raggiunto con un percorso verticale che scende verso il basso fino al centro della Terra, procede agli antipodi nel Purgatorio e, spiccando il volo, attraversa i cieli. Qui Dante incontra le anime beate che, eccezionalmente e solo momentaneamente, si mostrano al poeta nel cielo del cui influsso avevano maggiormente risentito nella loro vita terrena. Per Dante, l'influsso astrale concorre a determinare i moti dell'animo, ma la ragione e il libero volere sono in grado di vincerne il condizionamento. Nel viaggio attraverso le sfere celesti, Dante ripercorre anche un ordine morale e intellettuale. Ogni cielo e ogni grado di beatitudine è collegato all'esercizio di una delle virtù cardinali. Nei primi 3 cieli troviamo la temperanza, poi la prudenza, la fortezza, la giustizia e infine l'esercizio della contemplazione. La forma dominante del paradiso è ancora quella del cerchio, emblema della perfezione, cruciale già nell'inferno e nel purgatorio. Anche i beati perdono la loro corporeità e diventano sfere di luce. Il cerchio si abbina alla simbologia della scala, che rappresenta l'ascesa dello spirito verso Dio. Elemento pervasivo e caratteristico del paradiso è la luce divina, simbolo dello Spirito Santo, che raggiunge in gradi diversi gli angeli e i beati, concedendo loro la grazia della visione di Dio collocato nel più alto dei cieli.